Date via anche, vediamo. Quello di Teo? Poi Elisa, ci sono sulla mia scrivania i due omaggi. Gli omaggi e anche l'attestato di benemerenza, i due attestati. Per cortesia li apporta di là. Benissimo. Allora, Erso, cortesemente. Fai come vuoi. Come posso. Siamo a casa tua. Allora, intanto grazie per aver avuto la cortesia di aspettare un attimo che non ci sistemassimo per bene. Allora, intanto do il benvenuto a Sua Eccellenza l'ambasciatore della Polonia in Italia. È per noi un onore, un piacere averla qui a Castellamonte e soprattutto è per noi insomma l'inizio di un cammino che poi porterà a tutta una serie di collaborazioni. Io intendo ringraziare la Memoria Viva in modo particolare perché ha organizzato, quantomeno ha dato una mano ad organizzare alla città di Castellamonte quello che sta avvenendo oggi, ma soprattutto quello che poi vedrete nel prosieguo della giornata, della mattinata, della giornata e nei prossimi mesi. Ringrazio la signora Console, grazie anche a lei per averci dato l'onore di partecipare. Ringrazio ovviamente il vice sindaco e i due assessori che sono presenti. Ringrazio il consiglio di biblioteca e ringrazio l'associazione Terra Mia che sta arrivando, Emilio. Ho tenuto per ultimi i ragazzi del liceo e il liceo 25 aprile Fascio. Perché la sorpresa sarà poi lì. Punto. Non dico null'altro, non dico null'altro. Grazie a Elso che condurrà, insomma, tutti i meccanismi, gestirà in modo sicuramente egregio tutto quello che capiterà da questo momento in avanti. Grazie e buon ascolto e buon proseguimento. Grazie sindaco intanto per averci ricevuto a casa tua, direi, ma questa è la casa dei cittadini. Questa è la casa dei cittadini. Dei cittadini, quindi grazie per averci ricevuto. Perché l'ambasciatore Anders è qui a Castellamonte? Per due ragioni. La prima ragione è che come associazione Memoria Viva faremo l'ottavo documentario breve per le scuole. Lo faremo in occasione dell'80° anniversario della liberazione, il prossimo anno, il 5 aprile, per raccontare, sapete noi dell'Associazione della Memoria Viva prendiamo dei personaggi per raccontare pezzi di storia che abbiano un significato per i giovani. E ha un significato per i giovani, un doppio significato per i giovani, la figura del papà, dell'ambasciatore Anders. Non so quanto conosciuto, almeno dalle nostre parti, sulla dorsale adriatica, molto più conosciuta, ci sono delle viali, delle vie, delle piazze dedicate a lui, di recente, non tanto indietro nel tempo. Non so quanto, ma ha un'importanza per noi
davvero grande per quello che ha fatto per l'Italia e che pochi ricordano, e per la sua storia, per la storia di un uomo che ha passato delle vicende incredibili solo per essere stato sempre nella stessa direzione. Però io non sono storico, se dobbiamo parlare del generale Anders, lo storico ce l'abbiamo, e quindi lascio a lui raccontare un po' la storia, perché in quest'aula, che è quella ufficiale del comune, che è la più importante, risuoni anche la storia del generale Anders, anche qui, che è la sede istituzionale. Grazie. Scusati, prima che le dico ancora solo una cosa, il simbolo, uno dei simboli della città, il simbolo principale della città, sono le stupe in ceramica, che sono presenti in tutte le regge, in tutti i castelli d'Europa. E poi anche quel simbolo lì della città di Castellamonte, del professor Enzo Igne, è in ceramica. Prego, scusa, figlio. Ok. Alessandro. È un onore e anche un onere, come ho già detto, la mia pronuncia dei nomi polacchi sarà tutt'altro che impeccabile. È una storia che conosco discretamente, ma avendo scelto di fare alcune citazioni, contrariamente alle mie abitudini, leggerò, preferirei decisamente parlare a braccio. Forse nessuno meglio di un'ambasciatrice o di un ambasciatore riesce ad intravedere nel fosco panorama che segna la conclusione di questo anno drammatico qualche bagliore che possa far sperare nella conclusione dei due conflitti che lambiscono l'Unione Europea. Certo, nessuno più di un rappresentante del popolo polacco sa quanta sofferenza possa riservare la sorte ad una collettività esposta ai venti di guerra. Eppure proprio il malaugurato destino maturatosi per la Polonia nel 1939 ha creato i presupposti del fortissimo rapporto tra il generale Władysław Albert Anders e il nostro paese, di cui intendo brevemente dar conto tra un attimo. Pare però necessario in questa eccezionale occasione ricordare che un comune sentire tra polacchi e italiani si matura già sul finire del Settecento, allorché le parole d'ordine della Rivoluzione francese sembrano alludere al di qua delle Alpi alla creazione di una nuova identità nazionale, mentre gli esuli della spartizione paiono promettere il ritorno della patria perduta. Nel 1797 vengono create in Italia le legioni polacche guidate dal generale Jan Hendrik Dąbrowski. A Reggio Emilia in quell'anno viene ideata non solo la bandiera italiana, ma anche l'inno nazionale polacco. Józef Bibicki, un ufficiale delle legioni polacche, compone un canto che acquisisce subito grande popolarità. Dalla terra d'Italia in Polonia esorta l'inno nazionale polacco, che esprime la fede nella rinascita della Polonia grazie all'impegno dei polacchi che combattevano per l'ideale repubblicano in Italia e che da qui avrebbero raggiunto e liberato la propria patria. Durante l'epoca napoleonica queste aspettative non vengono completamente deluse, ma all'indomani del congresso di Vienna, in un'Europa dinastica che misconosce i diritti di autodeterminazione dei popoli, polacchi e italiani si ritrovano nuovamente ad avere ideali comuni. Non è certo un caso se l'Italia è il paese per il quale i polacchi hanno combattuto di più nel corso dell'Ottocento. Tutti gli uomini liberi sono fratelli, era il motto delle legioni del generale Dąbrowski. Così come l'inno nazionale polacco contiene un riferimento all'Italia, anche l'inno nazionale italiano, composto nel 1847, offre un richiamo alla Polonia nella quinta strofa, poi censurata dal governo piemontese. Son giunchi che piegano le spade vendute, già l'Aquila d'Austria le penne ha perdute, il sangue d'Italia, il sangue polacco, bevè col cosacco, ma il cuor le bruciò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. L'inno musicato a Torino da Michele Novaro era stato composto da Goffredo Mameli, patriota genovese che muore nel 1849 nella difesa della Repubblica Romana, dove lasciano la vita anche alcuni volontari polacchi. L'insurrezione scoppiata in Polonia nel gennaio 1873 desta viva solidarietà nell'opinione pubblica italiana, che i suoi ideali li ha almeno parzialmente tradotti in realtà. Hanno luogo varie manifestazioni e raccolte di fondi per l'acquisto di armi per gli insorti.
Non un dono debbono gli italiani alla Polonia, ma il pagamento di un debito santo della fraternità e dell'amore. Nelle parole dei garibaldini bergamaschi è sintetizzato lo spirito che li spinse a recarsi a combattere in Polonia nel 1863, guidati dal colonnello Francesco Nullo. L'insurrezione si protrae sino all'autunno 1864, dei 200.000 soldati che vi prendono parte 30.000 periscono e decine di migliaia vengono deportati in Siberia. Per ritrovare la sua piena indipendenza la Polonia deve attendere la conclusione della Prima Guerra Mondiale, alla quale Albert Anders partecipa prima come ufficiale dell'esercito dello Zar e in seguito come comandante di un reggimento di cavalleria del nuovo esercito polacco che si oppone ai sovietici. Qualche anno dopo viene promosso a generale di brigata dal nuovo capo di Stato polacco, il maresciallo Piłsudski. A capo di una brigata di cavalleria durante la campagna di Polonia, ossia l'invasione russo-nazista che dette inizio alla Seconda Guerra Mondiale, Anders combatte sul fronte orientale contro i sovietici nel settembre del 1939. Ferito, viene fatto prigioniero e incarcerato prima a Leopoli e poi nel carcere Fortezza della Lubianca a Mosca, dove subisce anche delle torture. Viene rilasciato nel luglio del 1941 dopo l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica in seguito all'accordo Sikorsky-Majewski. Dal governo polacco in esilio a Londra, Anders riceve l'incarico di formare con gli ex prigionieri un esercito da impiegare nella guerra contro i nazisti. L'opera di Anders a fianco degli alleati raggiunge il culmine con l'organizzazione del secondo corpo polacco composto per i soldati liberati dai campi di concentramento sovietici e che offre i suoi ordini prima in Medio Oriente e poi in Italia. Qui Anders diviene uno dei protagonisti della liberazione del nostro paese dall'occupazione nazista. Alla guida del secondo corpo polacco vince la battaglia di Cassino, permettendo lo sfondamento della linea Gustav. Accettando la collaborazione dei combattenti partigiani, libera l'Abruzzo e le Marche. Vince la battaglia di Ancona, liberando parte della Romagna ancora nel 1944 e partecipando poi alla battaglia di Bologna nell'aprile del 1945. I soldati del generale Anders, che nella Seconda Guerra Mondiale combattono con gravi perdite per la libertà d'Italia, al termine della guerra devono scegliere fra il ritorno in una parte occupata dai sovietici o le vie dell'esilio. Al cimitero militare polacco di Montecassino pongono la scritta «Per la nostra e la vostra libertà, noi soldati polacchi abbiamo lasciato la nostra anima a Dio, il cuore alla Polonia e il corpo all'Italia». Il generale Anders sceglie di vivere in esilio a Londra, anche perché la Polonia occupata dai sovietici lo priva della cittadinanza nel settembre del 1946, assieme ad altri 75 ufficiali dell'esercito per non aver accettato la cessione dell'Unione Sovietica di tutta la Polonia orientale. Va detto che non viene particolarmente onorato dal governo italiano, ma le città italiane liberate non si scordano di lui. Riceve la cittadinanza onoraria di Bologna nell'ottobre del 1945 e quella di Ancona nel dicembre dello stesso anno. Muore nella capitale inglese nel maggio del 1970 e viene seppellito, secondo la sua volontà, nel cimitero polacco a Montecassino, a fianco dei suoi compagni caduti in battaglia. Scusate, questo è proprio... Okay. Solo dopo il crollo del muro di Berlino, in Polonia finalmente viene onorata la memoria di Anders. Dopo il 1990 il suo nome è stato dato alle strade e alle piazze di diverse città polacche. A Varsavia viene costruito nel 1999 il monumento alla battaglia di Montecassino, inaugurato 22 anni dopo la sua morte. Nel 2013 una statua del generale Anders, realizzata dallo scultore Robert Sobocinski, è stata inaugurata davanti alla casa della famiglia Anders, ora a scuola a Krasnowiec. Grazie. 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 Fatto fare da lui non abbiamo fatto delle stupidaggini, perché noi a braccio poi diciamo delle stupidaggini. Fra le cose che danno un senso, e lui l'ha detto molto bene, al fatto che noi dobbiamo fare un documentario, c'è la partenza. La Seconda Guerra Mondiale viene data dal momento in cui avviene l'invasione della Polonia. Da parte di chi?
dei tedeschi? No, da una parte dei tedeschi e dall'altra dei sovietici. Ma questo non si dice, nel dopoguerra non si poteva dire tanto questa cosa. Quindi incominciamo di lì, fino a dire perché, il nostro documentario lo spiegherà, lei sarà il protagonista di questo documentario, assieme a delle cose che faremo e che vedremo, e capiremo anche perché si dice che l'Italia è liberata dagli angloamericani e dai partigiani e non dai polacchi. Capiremo perché. Capiremo perché fino a quando non è caduto il muro di Berlino, il generale Anders muore in esilio, in Italia mai stato ricevuto, mai stato onorato, mentre gli americani... Voi pensate che arrivò fino alle porte di Forlì e gli inglesi gli dissero no, Forlì entriamo noi che abbiamo le divise belle. Loro liberarono, arrivati lì. Ci fu qualcosa che andò storto, non era... ma lui tenne sempre il timone dritto, con i suoi ideali. Tanto che, piuttosto che accettare la sua patria divisa e occupata, prima divisa all'inizio e poi occupata dai sovietici, preferì l'esilio. Quindi, una figura importante che ai giovani può insegnare molto per la sua storia e ai giovani può insegnare molto la storia della liberazione raccontata fino in fondo. Perché, credetemi, a me fa ridere quando sento parlare di gente che scrive o riscrive la storia. La storia non si scrive, non si riscrive, la storia sono i fatti. Gli si racconta i fatti e quella è la storia. Non esiste modo di riscriverla, esiste però modo di taroccarla un po', e cioè raccontare solo una parte dei fatti. Il fatto che il prossimo anno, per l'80° anniversario della liberazione, mi auguro che finalmente la si racconti tutta, e cioè si dica che l'Italia è stata liberata dagli angloamericani con lo sforzo maggiore, dai partigiani che hanno dato un contributo anche militare, ma poi dal secondo corpo d'armata polacco, e poi dai canadesi, poi dai brasiliani, poi dai marocchini, dagli algerini, molti dei quali hanno versato il loro sangue a Monte Cassino. Noi a Monte Cassino abbiamo vinto la battaglia, abbiamo vinto niente. A versare il sangue sono stati i polacchi, i canadesi, i brasiliani, i marocchini e gli algerini, tutti sotto il comando del generale Anders, che aveva anche il comando delle brigate partigiane, addirittura. Quindi, perché non la raccontiamo questa storia? Oggi, capisco che nel dopoguerra non si poteva raccontare, oggi si deve raccontare, e questo sarà l'argomento del nostro ottavo documentario. Ecco perché l'ambasciatore Anders è anche qui, perché questi sono i posti dai quali è partita la storia di Lidia Maxim, la ricordate, quindi... Poi abbiamo una sorpresa che non abbiamo ancora detto, ma la lasceremo per le scuole, questa storia verrà un'altra cosa. Ma il senso è proprio mettere la prima pietra di questo documentario, grazie alla sua collaborazione, alla sua benevolenza, perché insomma abbiamo un po' rotto le scatole. Però alla fine è stata molto gentile e ci concederà la possibilità di fare. Questo è il motivo per cui siamo qui. Quindi, sindaco, a te per la parte ufficiale. Sì, quindi consegniamo adesso gli attestati e dopo parliamo di quella cosa. Sì, intanto saluto e ringrazio anche la mia presidente che è arrivata felice. Adesso, così almeno... prego, vai pure, sindaco, sì. Tutto. Allora, adesso le consegniamo intanto in modo ufficiale un... ufficiale l'attestato di benemerenza in onore del suo papà, del generale Anders. Thank you.
Con questo le consegniamo. Fantastico. La tupeia con la bandiera della Polonia e dell'Italia. Se non sbaglio, se la gira sì, c'è cos'è? Ricordi, questa è la generale. Poi una delle bamboline tipiche della, di uno dei nostri artigiani che è Corrado Camerlo. Questi sono i nostri giovani artigiani, Corrado e l'altro è Maurizio Grandinetti, e questa raffigura insomma le cose tipiche, le cose importanti della città, quindi l'arco di Pomodoro, l'arco del maestro Pomodoro, il campanile, insomma la piazza della città di Castellamonte. Per finire, volevamo dare un diploma di gratitudine invece a lei. Grazie, molto gentile, grazie. Grazie mille. Grazie. Con la tupeia. Grazie. Vi consegniamo inoltre il, allora, agli ospiti noi diamo sempre il catalogo dell'ultima mostra della ceramica. Qua è un catalogo che è abbastanza ambito, è abbastanza richiesto anche, è il catalogo dove si racconta insomma quella che è la storia della, dell'edizione, della, dell'ultima edizione della mostra della ceramica. Questa qua è quella della, della mostra della ceramica di quest'anno. La copertina è, sulla copertina c'è il, c'è raffigurato sempre il vincitore del primo premio, che quest'anno è un artista di Taiwan. Allora, come spostiamo? Perché facciamo questi, tutti questi regali, io approfitto allora per dare al sindaco un regalo. Che c'è un libro sul generale Anders, grazie. In italiano. Grazie, grazie. Poi in più, abbiamo qua, c'è un francobollo nuovo fatto dalla posta polacca per, la, per l'anniversario, 80° anniversario, annunciando l'80° anniversario della battaglia di Monte Cassino. Allora, c'è un, questa è un'edizione speciale, uno dei primi, speciale per grazie. Lei. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie mille. La presidente del... posso chiedere la foto con anche il libro del generale, se posso, ecco così. Aspetti che apriamo così. Grazie. Bellissimo. Adesso la presidente, signora presidente dell'associazione La Memoria Viva. Che grazie, grazie per questo.
Grazie. Anche per Anna. Grazie. Allora andiamo avanti. Prima il saluto dell'ambasciatore, poi quello del sindaco. C'è una sorpresa che riguarda l'inizio della nostra storia con la Polonia, che è quella di libro. Documentario, il primo documentario che abbiamo fatto diventerà il primo. Io mi auguro, la butto lì, se viene bene, che la facciamo anche sul generale Anders. La facciamo anche? Sul generale Anders. Ah, sì, sì. Facciamo questo esperimento, se va bene è una bella storia. La lascia raccontare a loro, però. Loro sono la scuola, liceo artistico del 25 aprile. La professoressa Peronino, che è vicepreside, professore, e i ragazzi che hanno lavorato. Molto piacere. Grazie. Noi rappresentiamo il liceo artistico 25 aprile Faccio, che qua c'è da molto, ormai da quasi 102 anni sul territorio. Sì, iniziato come scuola d'arte della ceramica per ceramisti, poi nel tempo si è trasformato e chiaramente ci siamo adeguati anche noi al mondo contemporaneo, quindi abbiamo tra gli altri indirizzi quello di grafica, che è rappresentato dal referente, il professore Gianluca Sorbera, e dai nostri ragazzi, che insieme con il signor Roberto Falletti, per Memoria Viva, stanno mettendo in piedi un progetto molto bello, molto interessante, molto giusto, utile, perché c'è la volontà da parte loro di trasformare il docufilm di Liliana Ksimovic in un fumetto destinato ai bambini. Quindi portare un'informazione, un discorso, una memoria storica estremamente importante, che non deve essere dimenticata, anche ai più piccoli, ai più giovani, attraverso una forma, se così possibile, più lieve. Quindi brevemente l'illustrazione di questo progetto, che potrebbe essere inaugurato in occasione del 25 aprile prossimo. Sì. Stiamo cercando di costruire le... Abbiamo già avviato, sì, sicuramente una tematica abbastanza delicata da dover trattare, quindi forse la sfida maggiore è proprio quella, quindi trasformare un fumetto che principalmente è un qualcosa destinato a una fascia d'età un po' più giovanile, quindi trasmettere un messaggio delicato a una fascia più giovanile. Questa forse è la sfida un po' più importante. La porteremo avanti con 20 nostri studenti, quindi un team selezionato di ragazzi che già sono amanti anche del fumetto. Quindi meglio ne comprendono il linguaggio, e loro sono solo 3 di questa rappresentanza. Al momento la sorpresa è questa, è tutto un work in progress, quindi è ancora in fase di lavorazione. Grazie a voi. E poi attendiamo il fumetto sul secondo corpo generale Anders. Bene, testiamo la prima edizione e attendiamo la seconda. Grazie. Sicuramente sì, vedremo. Loro sono molto disponibili, è un lavorone. Però se si riuscirà, chissà che non riusciamo a fare la collana dei fumetti, armi di produzione di massa, facendo i documentari e facendoli diventare fumetti. Quindi, tra l'altro, la Polonia è molto presente nel nostro lavoro, un po' perché ovviamente facendo l'Olocausto e i campi di sterminio, Auschwitz e Birkenau, sono in Polonia. Lo dico sempre, non sono polacchi, sono in Polonia, erano campi di sterminio nazisti. No? Sono in Polonia, bisogna ricordarlo, perché la gente pensa che siano che stati sono campi polacchi. Non sono campi polacchi, sono Rosbienci, Polonia, ma infatti. E poi abbiamo incontrato la storia di Vidi e poi quella del generale Anders adesso. Quindi
Il nostro futuro è la storia del generale Anders e l'ottantesimo della liberazione italiana. Così intrecciamo ancora di più la storia dell'Italia e della Polonia. Sindaco, a te prima di andare alle scuole... Un saluto di Sua Eccellenza. Ambasciatore. Buongiorno a tutti. Grazie mille al sindaco, soprattutto al sindaco, alla memoria viva, al professore che veramente ha raccontato le storie, era una dei migliori, però è stato breve, corretto, veramente è molto diciamo preciso, e ha fatto piacere di sentirlo, perché la gente parla molto di più delle volte e parla troppo, invece lei breve e concreto, grazie. Grazie a Castellamonte per questo invito, non sono mai stata da voi, sono stata in Piemonte e infatti io dell'Italia conosco molto bene le Marche, la regione Marche liberata del secondo corpo polacco, ovviamente la regione di Casino. Poi anche la Puglia, Calabria, che i soldati polacchi quando sono arrivati in Italia sono arrivati prima a Taranto, poi sono andati a Monte Cassino. Io sono ambasciatore qua in Italia da 4 anni, è stata un'esperienza fantastica per me, non soltanto essere ambasciatore dal punto di vista diplomatico, legami per i polacchi, però per me anche più importante come la figlia del mio padre, e sono molto emozionata che dappertutto in Italia che italiani si ricordano di mio padre, ho inaugurato tante mostre, tante lapide, però è molto importante che per i giovani molto, perché come ha detto il professore, no, non si parlava della storia da parte dell'invasione, diciamo non tanto invasione, deportazione dei polacchi in Siberia, in Russia, perché per 40 anni avevamo questo governo sovietico in Polonia e si parlava molto della Germania, si parlava dei campi di concentramento, tutto quanto, l'olocausto, però non della parte russa. E io mi sono resa conto che prima di venire qua come ambasciatore ero nel governo polacco come senatore e come ministro, che quando giravo nel mondo la gente mi chiedeva come mai ci sono tanti polacchi dappertutto nel mondo. Sono perché non potevano tornare in Polonia dopo la guerra, la Polonia non era libera. Poi ci sono quelli che quando avevano l'opportunità per guadagnare più soldi con l'Unione Europea sono partiti da Polonia. Allora adesso la Polonia è un paese moderno, innovativo, e veramente quelli che non sono stati dovete venire. Cracovia, una città medievale, perché non era distrutta durante la guerra, però la Varsavia è diventata una città incredibile. Io ho passato tanti anni negli Stati Uniti, veramente Varsavia è degna di una città americana, è fantastico. Allora, grazie mille, come abbiamo detto, questo è soltanto l'inizio di nostra amicizia. Io ho dei legami, nostra amicizia, e sono sempre contenta di tornare qua, soprattutto per ricevere così questi regali bellissimi di Gerardo. Grazie sindaco, grazie mille. Grazie professore, grazie. Grazie. Grazie eccellenza. Allora, per chiudere, adesso noi ci spostiamo alla scuola media Cresto, dove la sua eccellenza parlerà con i ragazzi, che ritengo sia un'altra parte importante, perché poi alla fine tutto quello che viene fatto per dire, come diceva giustamente il Somerlo prima, ai giovani come sono andate le cose e per fare in modo che quelle cose non si ripetano. Devo dire anche con scarsi risultati ultimamente a livello mondiale, no?
però insomma noi dobbiamo continuare a lavorare in quel senso lì. Io la ringrazio a nome mio personale, a nome dell'amministrazione comunale che ha avuto il piacere e l'onore di riceverla, e le rinnovo l'invito, insomma, come giustamente ha detto lei, è l'inizio, è la partenza di un progetto, quindi sicuramente ci sarà modo di rivedersi e a noi, per noi sarà sempre un onore e un piacere averla ospite della città di Castellamonte. Quando io vengo giù a Roma, magari passo a trovarla. Siamo a posto, prima di trasferirci, chiedo una cortesia all'ambasciatore, la cosa di fare l'intervista.